Il prodotto interno lordo dell'Italia nel secondo trimestre del 2010 è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2009. La crescita dell'1,1% del PIL su base annua è il valore più alto dall'inizio della crisi. Per trovare un valore superiore, secondo quanto risulta dalle tabelle dell'Istat, bisogna tornare al più 1,5% segnato nel terzo trimestre del 2007. Quella diffusa ieri dall'Istituto Nazionale di Statistica è una stima preliminare. Per avere dati definitivi, infatti, occorrerà aspettare il prossimo 10 settembre. Secondo quanto spiega Giuseppe Davino, presidente di Confindustria Benevento, ancora non si conoscono i dati disaggregati per Issanio. Intanto gli ultimi numeri disponibili non erano incoraggianti. La ripresa non è la stessa per tutti i settori a Benevento e provincia. Bisogna inoltre tenere presente, specifica Davino, che nel Sannio il tessuto imprenditoriale è formato per la maggior parte da piccole e medie imprese. I dati nazionali costituiscono un indicatore che condiziona l'andamento anche nel nostro territorio. Intanto in Italia il recupero dell'attività poggia su una buona dinamica della produzione industriale, trainata con molta probabilità dalla buona performance delle esportazioni.